Salve amici del blog Libri Opinioni, sono sempre io, la vostra Luigia, books blogger, e come sempre vi invito a leggere le recensioni e le trame dei libri sul mio blog www.libriopinioni.com. Perché questo video veloce? Ebbene, perché l'altro giorno, per chi mi segue, ha visto che ho fatto, creato, realizzato un video veloce perché mi era arrivato un libro che non mi aspettavo, cioè non mi era stato comunicato l'arrivo di questo libro. Il libro in questione è questo, è stato scritto da Aldo Giorgi Salvatori, Naufragio nel Contromondo, Solfanelli Editore. Il costo è di 13 euro, non costa molto. Vi ho letto chi è questa persona, un bravissimo giornalista Rai che ha lavorato in Rai per tanti anni, che ha fatto docufilm e reportage, ha vinto premi letterari e non da poco. Quindi questa è una persona che quando mette la penna sul foglio sa che cosa scrivere e sa farlo. E il libro gli è stato pubblicato da una casa editrice. Come vi ho detto nel mio precedente video, lo leggerò e scriverò la recensione. Ebbene, ho mentito. Io tenevo il libro in mano dopo aver letto con voi La vita e la trama. Ho detto: oh, che carino, adesso me la leggo questa appendice, un'intervista al giornalista e scrittore Marcello Veneziani. Oh, che bello, adesso me la leggo questa postfazione di Adriano Monti Buzzetti, un altro giornalista Rai molto importante. E poi ho detto: ah, vabbè, ma il prologo su qualche pagina. In pratica mi sono letto tutto il libro in meno di 5 ore. E ho scritto anche la recensione, non andrà online subito perché mi devo organizzare. Ho dato già la mia parola a altri scrittori che avrei messo la recensione e io, quando do la parola, la mantengo. Perché sono qui a dirvi questo? Allora, io il libro del generale Vannacci non l'ho ancora letto. Anche se ormai sappiamo tutto di tutto, che molto probabilmente non l'ha fatto all'editing, che è una dopubblicazione, che magari è scritto male. Ebbene, questo. Vedete questo? Il contromondo. Questo libro dice le stesse cose che dice il generale Vannacci nel suo libro, almeno da quello che ho sentito sul libro del generale, che a breve leggerò e non aspetto che si calmino le acque, che la gente cambi argomento sul prossimo scandalo letterario. Soltanto che il generale Vannacci, generale Roberto Vannacci, è stato fatto. Diciamocelo, perché è stata fatta una chiavica dai ben pensanti, dai radical chic, dagli amanti del pensiero unico e del politicamente corretto, tutte cose che chi mi conosce ha capito che io schifo. Però questo signore qua no. A questo signore qua che ha pubblicato con una casa editrice e ha portato, l'ha scritto diversamente da Vannacci, l'ha scritto in maniera ordinata, sistemata, portando esempi, ma il succo, il contenuto. È simile, solo che questo personaggio non è stato linciato, non è stato fatto una chiavica. Non che io voglia che lincino metaforicamente o realmente il dottor Aldo Giorgio Salvatori, per l'amor di Dio, sia chiaro. Ma perché su questo, che hai scritto benissimo, benissimo, non è stata detta una parola, non è stata detta una virgola, nessuno l'ha contestato per ciò che mette in evidenza, e invece il libro del generale Vannacci, Roberto Vannacci, è stato fatto a pezzi. Perché due pesi e due misure? Certo, i libri hanno tante differenze nella forma, ma alla fine il succo è quello. Cioè, se io stessi facendo un esame universitario e dovessi studiarmi due testi, questo e quello di Vannacci, io alla fine, letti due libri, al di là dei singoli capitoli, dei singoli argomenti, e qui ne sono tanti, LGBTQ, migranti, razzismo, femminismo, io quando questo non le mando a dire. Alla fine io al professore gli avevo detto: leggi questo o leggi questo, è scritto in maniera differente. Ma il fine è quello, è un'accusa, una denuncia a come sta andando avanti l'Italia e la società. Perché questo è stato un po' ignorato e quest'altro è stato fatto una chiavica? Qual è il motivo di fondo? Io questo voglio sapere. Quindi vi consiglio la lettura anche di questo. Fatelo, perché
È interessante, vi fa riflettere. A breve sul mio blog, regolando un po' con la mia scaletta, creerò la recensione. Io ve la racconterei a voce la recensione, ma la devo ancora organizzare perché purtroppo mi è venuta, purtroppo, fortunatamente mi è venuta una bella recensione sostanziosa e richiede un X tempo che sul social non è permessa. Però mi organizzo a breve e vi faccio sapere. Nel frattempo io da blogger vi consiglio la lettura di questo libro di Aldo Giorgi Salvatori, Naufragio nel contromondo, edizione Solfanelli, costo 13 euro. Quindi augurandovi buone letture, baci baci dalla vostra Luigia Books, blogger.